Cari amici di DriveK, ben ritrovati sul nostro canale. Oggi scopriremo la Hyundai Santa Fe mentre affronto questi dossi rallentatori con estrema leggiadria, anche perché si tratta di un SUV estremamente comodo, di grandi dimensioni, che scopriremo nel dettaglio. Vi parlerò della tecnologia, di come va su strada, delle motorizzazioni, dello spazio interno, davvero tutto quanto per fare la vostra scelta. E tra l'altro sul nostro sito troverete anche tutte le informazioni sul listino. Cliccando sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione avrete la possibilità non solo di verificare quali sono le dotazioni dell'auto, ma anche di confrontare i modelli gli uni agli altri in modo tale da capire quale fa al caso vostro e di verificare anche tutte le offerte ufficiali delle case disponibili in questo momento, tutte in un unico sito, qui su sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione. Adesso iniziamo la recensione dopo la sigla. Cominciamo subito con lo scoprire che cosa muove questo SUV da oltre 4,70 m di lunghezza, cominciando da ciò che si nasconde sotto il cofano motore, un motore 1.6 turbo benzina che è abbinato però in questo caso a un motore elettrico per una potenza totale di sistema di 265 cavalli, quindi una potenza importante, tra l'altro tradotta in termini di coppia massima in 350 Nm di coppia. Quello che vi posso dire però è che l'interazione tra il motore elettrico e il motore a benzina, non invoglia secondo me a correre. Molto spesso capita purtroppo su vetture con questa motorizzazione ibrida plug-in di avere queste sensazioni. In più qua abbiamo a disposizione una massa importante dell'auto e una taratura delle sospensioni che privilegia il comfort, quindi assolutamente se cercate un SUV molto comodo, allora in questo caso attenzione, alzate le orecchie perché potete trovare probabilmente quello che fa per voi. Ma se cercate una vettura che sappia anche regalare un pochino più di emozione al volante, forse guarderei da altre parti. Però comunque in generale la potenza premendo il gas non è poca, guardate qua, e spinge veramente veramente forte. Tra l'altro ha anche tanta spinta in basso perché il motore elettrico riesce comunque a dare motricità fin da subito, fin dai bassissimi giri, e questo è un bel vantaggio evidentemente per muoversi magari anche in un abito urbano oppure dove magari serve quella spinta, una strada tortuosa per uscire proprio dalle curve. Questa vettura è ibrida ma è anche plug-in, ossia ricaricabile. Una vettura plug-in ricaricabile che permette di percorrere circa una cinquantina di chilometri in condizioni reali. Sono 62 chilometri dichiarati, ma probabilmente ne farete 52 con una guida un po' accorta. Il pacco batteria è da circa 13 kWh di capacità massima, quindi lo potete ricaricare sostanzialmente di notte magari nel vostro box di casa attaccandolo a una presa normalissima o ancora meglio a una wall box. In assorbimento massimo questa vettura si può caricare anche in 2 ore, ma comunque tutto sta ovviamente dalla potenza che avete a disposizione nella vostra struttura di ricarica, che vi consiglio essere insomma privata per poter così godersi nella maniera migliore, con la migliore elasticità, proprio vetture di questo tipo. Tra l'altro la vostra domanda potrebbe essere: Alessio, ma che senso ha scegliere la vettura ibrida plug-in rispetto a una vettura ibrida normale, una full hybrid che non è ricaricabile ma comunque alle basse velocità viaggia solo in elettrico? I consigli rimangono sempre quelli che vi do ogni volta che parliamo di queste tematiche, e anzi abbiamo preparato un video specifico in cui trattiamo questi argomenti e vi aiutiamo a fare un po' di chiarezza, e ve lo lasciamo qua su sul link in alto a destra, quindi dateci un occhio. Il frontale di nuova Santa Fe mostra un'ampia griglia frontale che abbraccia i gruppi ottici. Le luci diurne a LED dalla forma T unica e accattivante creano una firma luminosa inconfondibile e incorporano la doppia funzione di indicatore di direzione. Dal vivo appare robusta e possente su strada grazie anche ai nuovi cerchi in lega dal disegno sportivo e che arrivano fino a 20 pollici di diametro. Al posteriore il nuovo design dei gruppi ottici che si estendono orizzontalmente enfatizza la larghezza del modello con una banda rossa riflettente che unisce i corpi luminosi. Gli interni di nuova Santa Fe offrono una buona sensazione di qualità, grazie all'abitacolo rifinito con materiali soft touch di alta qualità. L'auto presenta poi un nuovo sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici. La nuova console centrale incorpora poi tutti i comandi per le funzioni di bordo e di guida, tra cui il selettore Terrain Mode. Una manopola di controllo situata nella console centrale per selezionare comodamente le diverse modalità di guida. I pulsanti sono tutti posizionati centralmente per un uso intuitivo e abbastanza ergonomico, e dalla postazione di guida tutto risulta a portata di mano. La dotazione tecnologica di nuova Santa Fe poi è completata da una strumentazione digitale da 12,3 pollici. Come avete visto è un SUVone in piena regola, non soltanto maestoso e imponente su strada, ma è anche particolarmente ben rifinito all'interno. Ci sono alcune cose che però personalmente migliorerei per dare veramente un voto pieno agli interni.
che secondo me appunto andrebbero rivisti su alcune plastiche, in particolare nella parte centrale, non tanto per le finiture. Trovo gradevole questa finitura centrale, una sorta di alluminio, che mi permette di avere un pochettino più di sensazione di premium, di cura, anche di sportivo in certi sensi. Però sicuramente i tasti ad esempio sono un pochino cheap per alcuni versi. Insomma, qualche cosa qua e là secondo me andrebbe un po' rivisto, ma nel complesso per l'esperienza è quella di essere a bordo di una vettura che comunque è ben curata, con tutte le sue cuciture e i rivestimenti in pelle anche sul tunnel centrale, nella parte laterale e anche su tutta la plancia. Quindi devo dire che da questo punto di vista secondo me comunque gli interni sono fatti bene. Vi parlo anche della tecnologia, che ovviamente è una tecnologia anche di tipo connesso al mondo esterno, ossia una connettività che mi permette di avere diverse informazioni in tempo reale dall'ambiente esterno. Nello specifico qua vi verrà molto bene poter sapere dal cellulare qual è l'autonomia che in quel momento ho a disposizione nella mia batteria, poter magari anche attivare da remoto la climatizzazione dell'abitacolo. Questo si può fare perché la vettura attiva il climatizzatore attraverso proprio il circuito elettrico, e poi abbiamo a disposizione anche la possibilità di programmare una ricarica non soltanto dallo schermo centrale, ma anche di tenerla poi monitorata dal nostro cellulare tramite l'app BlueLink. Oltretutto il sistema è molto veloce, molto rapido. Nella prova della Tucson avevo criticato le icone, che secondo me non sono molto facili da raggiungere. Qui il sistema è lo stesso e vi riporto la stessa sensazione. Andremo un po' migliorata la riconoscibilità delle varie icone dal menu, per raggiungerle proprio a colpo d'occhio, identificarle durante la guida, appunto porterebbe a una distrazione il più breve possibile. Evidentemente chi viaggerà a bordo di questa vettura godrà di uno spazio a bordo che è veramente tantissimo. Questa tipologia di SUV è apprezzatissima negli Stati Uniti per questioni di spazio. Evidentemente questa automobile è adeguata. Qui da noi sicuramente chi deciderà di acquistare una Santa Fe rispetto ad esempio a un Tucson vorrà qualcosa di più premium anche nella apparenza esterna e nelle dimensioni, vorrà qualcosa di un pochino più imponente e massiccio. All'interno troverete tanto spazio a disposizione, sedili molto molto comodi, molto morbidi. In questo caso davvero non mi posso lamentare di niente a livello di spazio. Io tendenzialmente mi lamento perché essendo alto oltre 1,80 m, beh, di solito non sto molto comodo nelle auto, anche quelle di grandi dimensioni. In questo caso davvero nessun problema sia davanti che dietro. Il bagagliaio è di circa 630 litri e tra l'altro c'è la possibilità anche di tirar su il terzo divanetto, la terza fila di sedili, in modo tale da avere 7 posti totali. E anche questo è un qualcosa che identifica il modello all'interno della gamma Hyundai, quindi se vi serve qualcosa di più in termini di spazio, ma soprattutto anche di persone che si possono ospitare a bordo, qui avrete ciò che fa per voi. In questa anteprima ho avuto la possibilità di scoprire quali sono le caratteristiche della vettura anche a livello dinamico, perché in effetti guidando l'automobile si capisce, si percepisce quanto il comfort sia il punto centrale di questa vettura. Ve l'ho detto all'inizio e ve lo ripeto, cercate una vettura confortevole? In questo caso va bene. Se volete una vettura che sappia trasmettere emozione al volante, o un'elevata tenuta in curva, o ridurre al minimo il rollio, beh, in questo caso il peso della vettura si fa sentire, si sente che la taratura delle sospensioni non è stata fatta in quel senso. Lo sterzo comunque mi ha stupito perché ha una buona direzionalità e in generale anche le modifiche fatte al telaio su questa nuova generazione riescono a dare una direzionalità all'anteriore migliore. In effetti sono stati spostati i braccetti delle sospensioni anteriori in modo tale da poter garantire un inserimento migliore, un maggior coinvolgimento di guida, per quanto, ripeto, questa categoria di vetture possano offrirlo. In generale l'automobile ha un'ottima tenuta di strada e, come vi dicevo, la pressione del gas mi dà subito una grande spinta. Volendo posso comunque utilizzare il selettore centrale per metterla in sport, dare maggiore prontezza al motore e anche irrigidire il carico volante. Questo mi permette di enfatizzare un pochino la guida sportiva, anche se credo che davvero queste modalità di guida siano sostanzialmente inutili, passatemi il termine, soprattutto in vetture di questa categoria. Danno un po' più spinta, sì, va bene, ma comunque in ogni caso, anche mettendola ad esempio in smart, ossia nella modalità automatica, se io vado 100% sul gas, mi dà comunque tutta la potenza disponibile. Quindi anche senza indurire lo sterzo non ho davvero nessuna grande differenza. Una cosa che mi piace tantissimo di questa vettura è il fatto che tramite la telecamera, mettendo la freccia, mi identifica subito, mostrandomi l'immagine sulla strumentazione, un'eventuale vettura che posso avere alla mia sinistra o alla mia destra. Questo è estremamente utile perché ti permette subito a colpo d'occhio di verificare se c'è qualcuno nel nostro angolo cieco,
o comunque che sta sopraggiungendo, senza dover spostare lo sguardo proprio sullo specchietto laterale, quindi comunque distogliendolo ancora di più dalla strada. Tornando alle modalità di guida, quello che posso fare con la vettura è sfruttare la trazione integrale anche migliorandola tramite l'utilizzo di alcune modalità di guida proprio pensate per l'utilizzo in off-road. Sono quelle sul lato destro della manopola che posso andare proprio a selezionare, oppure, ripeto, lasciare tutto in modalità automatica e la vettura riconosce le varie situazioni e mi permette in questo modo di cavarmi magari d'impaccio da una situazione più difficile del previsto. Come tutte le vetture di ultima generazione, la Santa Fe dispone ovviamente dei sistemi di assistenza al conducente più diffusi ormai, tra cui il mantenimento attivo della corsia e il centraggio attivo della corsia, che mi aiuta tantissimo nei lunghi spostamenti autostradali. Mi permette di mantenere la vettura al centro della corsia proprio in autostrada, in questi lunghi spostamenti magari interminabili di classici viaggi magari che si possono fare in famiglia o per lavoro, per qualsiasi motivazione voi vogliate. Questo vi aiuterà tanto: con la semplice pressione di un tasto vi manterrà al centro della corsia. Per quel che riguarda poi il cruise control, è anche di tipo adattivo, quindi mantiene la distanza proprio dalla vettura che precede. A questi ovviamente si aggiungono anche il controllo dell'angolo cieco, come vi dicevo, anche tramite telecamera, questo è un altro grande aiuto, e poi c'è la frenata d'emergenza automatica, che ovviamente non può mancare anche su vetture di questa categoria. È sempre più diffusa anche su automobili più piccole, quindi ci mancherebbe altro che non ci fosse su automobili di questo tipo. Io a questo punto direi di avervi fatto capire davvero tutto quanto. Rimane esclusa la questione consumi che è molto variabile. In questo caso il computer di bordo mi segna 22 km con un litro di carburante, ma sto utilizzando la carica che è disponibile nella batteria. Ho fatto un po' di accelerate, come avete visto, per farvi provare e anzi vedere quali sono le prestazioni della vettura, ma tutto sta in quanto tempo utilizzerete la vettura in elettrico. Quindi quando avrete la possibilità di caricare la vettura vi modificherà del tutto i consumi, perché se viaggerete solo in modalità elettrica, allora a quel punto avrete dei consumi di benzina pari a zero e spenderete soltanto di energia elettrica. Mentre al contrario, se utilizzerete la vettura più a lungo, allora a quel punto le medie di consumo si alzeranno. Quindi anche qua dipende davvero tanto, è praticamente impossibile riuscire a darvi un riferimento unico per quel che riguarda i consumi di una vettura ibrida plug-in, è veramente complicato. Però anche voi, se riuscite a immaginare qual è il percorso medio che fate tutti i giorni, magari possono essere 20, 30, 40, 50 km, in quel caso capite bene che utilizzerete la vettura praticamente soltanto in elettrico. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qua su DriveK. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e non dimenticate di visionare il nostro sito per scoprire tutto il listino su questa nuova Hyundai Santa Fe. Alla prossima, ciao!